L'ufficio scolastico di Parma e Piacenza ha comunicato che il Ministero dell'Istruzione ha tagliato da autorità ben 20 posti nell'organico dei docenti, non garantendo così la copertura per i corsi serali nel territorio della provincia di Parma. Un fatto gravissimo. La politica parla di arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa e poi i partiti dell'attuale maggioranza di governo commettono scempi di questo genere contro il territorio della provincia parmense, privandolo di un segmento scolastico che si rivolge a fasce sociali fragili, adulti che vogliono studiare perché in gioventù non hanno potuto conseguire un titolo di studio. La Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza invita i responsabili politici del Parmense, che rappresentano i partiti della maggioranza di governo, ad imporre rispetto ed attenzione per questo territorio. Tra poco si voterà in molti comuni e la gente potrebbe ricordarsi di questo modo di fare. La Gilda degli insegnanti è disponibile a colloquiare ed a confrontarsi con gli esponenti politici del territorio che in quanto tali non dovrebbero tollerare decisioni di questo tipo. Si chiedono anche perché dai livelli istituzionali nazionali e regionali probabilmente non vengono nemmeno interpellati. I corpi rappresentativi, sindacali e politici non possono essere esclusi dai processi decisionali e messi di fronte al fatto compiuto.